carri, li metti in mezzo, li dividi. Thank you.
ripetiamo insieme: lode e onore a te, Signore Gesù. Lode e onore a te, Signore Gesù. Tu sei il capo che guida a salvezza. Noi siamo le membra del tuo santo corpo. Lode e onore a te, Signore Gesù. Tu sei il pastore che raduna il suo gregge. Noi siamo le pecore che conoscono la tua voce. Lode e onore a te, Signore Gesù. Tu sei il primogenito tra molti fratelli. Noi siamo i figli dell'unico Padre. Lode e onore a te, Signore Gesù. Tu sei il principe della pace. Noi siamo i tenaci costruttori di pace. Lode e onore a te, Signore. Tu sei il medico che risana le nostre ferite. Noi siamo i malati, risollevati dalla tua mano. Lode e onore a te, Signore. Tu sei l'amico fedele che dona la vita. Noi siamo gli amici che lottano con te nella prova. Tu sei la vite feconda di frutti. Noi siamo i calci innestati a te. Tu sei la via che conduce al Padre. Noi siamo gli andati in cammino verso il tuo regno. Thank you.
sedervi sulla lavagna. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava disse: ecco l'agnello di Dio. E i due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, vedendo che lo seguivano, disse: che cercate? Gli risposero: Rabbì, che significa maestro, dove abito? Disse loro: venite e vedrete. Andarono dunque e videro dove abitava, e quel giorno si fermarono presso di lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Ci sediamo. Lettera del Papa ai giovani. Carissimi giovani, sono lieto di annunciarvi che nell'ottobre 2018 si celebrerà il Sinodo dei Vescovi sul tema I giovani, la fede e il discernimento vocazionale. Ho voluto che foste voi al centro dell'attenzione, perché vi porto nel cuore. Desidero anche ricordarvi le parole che Gesù disse un giorno ai discepoli, che gli chiedevano: Rabbì, dove dimori? Egli rispose: venite e vedrete. Anche a voi Gesù rivolge il suo sguardo e vi invita ad andare presso di lui. Carissimi giovani, avete incontrato questo sguardo? Avete udito questa voce? Avete sentito questo impulso a mettervi in cammino? Sono sicuro che, sebbene il frastuono e lo stordimento sembrino regnare nel mondo, questa chiamata continua a risuonare nel vostro animo per aprirlo alla gioia piena. Ciò sarà possibile nella misura in cui, anche attraverso l'accompagnamento di guide esperte, saprete intraprendere un itinerario di discernimento per scoprire il progetto di Dio sulla vostra vita. Pure quando il vostro cammino è segnato dalla precarietà e dalla caduta, Dio, ricco di misericordia, tende la sua mano per rialzarvi. A Cracovia, in apertura dell'ultima giornata mondiale della gioventù, vi ho chiesto più volte: le cose si possono cambiare? E voi avete gridato insieme un fragoroso sì. Quel grido nasce dal vostro cuore giovane, che non sopporta l'ingiustizia e non può piegarsi alla cultura dello scarto, né cedere alla globalizzazione dell'indifferenza. Ascoltate quel grido che sale dal vostro intimo, anche quando avvertite, come il profeta Geremia, l'inesperienza della vostra giovane età, Dio vi incoraggia ad andare dove Egli vi invia. Non aver paura, perché io sono con te per proteggerti. Un mondo migliore si costruisce anche grazie a voi, alla vostra voglia di cambiamento e alla vostra generosità. Non abbiate paura di ascoltare lo Spirito che vi suggerisce scelte audaci. Non indugiate quando la coscienza vi chiede di rischiare per seguire il Maestro. Pure la Chiesa desidera mettersi in ascolto della vostra voce, della vostra sensibilità, della vostra fede, perfino dei vostri dubbi e delle vostre critiche. Fate sentire il vostro grido, lasciatelo risuonare nelle comunità e fatelo giungere ai pastori. San Benedetto raccomandava agli abati di consultare anche i giovani prima di ogni scelta importante, perché spesso è proprio al più giovane
giovane che il Signore rivela la soluzione migliore. Così anche attraverso il cammino di questo sinodo, io e i miei fratelli vescovi vogliamo diventare ancor più collaboratori della vostra gioia. Vi affido a Maria di Nazareth, una giovane come voi a cui Dio ha rivolto il suo sguardo amorevole, perché vi prenda per mano e vi guidi alla gioia di un eccomi pieno e generoso, con paterno affetto Francesco. Pensieri in risposta alla lettera di Papa Francesco. La parola più bella che può muovere il mio cuore è sperare. Non voglio lasciarmi scivolare addosso il futuro come se indossassi l'impermeabile. Tu, Gesù, fai parte della mia speranza. E la speranza accade nella mia vita anzitutto come sguardo nuovo. La speranza cresce e matura nel tempo, fino a diventare un pensiero abituale. I ragazzi della 4B dell'Istituto Cattolico. Io dal mio insegnante ce la metterò tutta per mettere un pizzico di sale nelle cose che farò insieme con voi. Ciascuno ci metterà del proprio. Io, a nome e insieme a tutti gli adulti che vi vogliono bene, non mi dimenticherò dello scultore per potervelo mostrare. Un professore dell'Istituto Cantone. Abbiamo fatto un gesto questa sera, abbiamo portato Gesù per le nostre strade, vicino alle nostre case, alle nostre scuole. Ma a ben pensarci, nella vita è Lui che porta noi. Per una volta noi abbiamo portato Lui, ma ogni giorno, sempre, è Gesù che porta noi. È Lui che ci chiede di seguirlo sulla sua strada. Venite dietro a me e vedrete, ha detto ai discepoli nel Vangelo che abbiamo ascoltato e questa sera lo ha detto a ciascuno di noi. La processione è sempre un gesto di testimonianza alla città. Siamo passati davanti a qualcuno che ci guardava un po' esterrefatto, qualcun altro indifferente, qualcun altro assorto nella preghiera. Andando dietro Gesù che camminava per le nostre strade, abbiamo detto, noi siamo quelli che da domani vogliamo seguire il Signore. Non lo abbiamo seguito solo in un gesto liturgico. Quello è la nostra presa di impegno. È stata come una promessa. Gesù, cammino dietro a te. Proprio oggi, 3 giugno, ricorre l'anniversario della morte di Papa Giovanni, San Giovanni XXIII, quello che tutti noi chiamiamo il Papa Buono, ma il Signore ci ha abituato a tanti Papi Buoni. 55 anni fa, come oggi, saliva al cielo. Dalla preghiera di adorazione eucaristica il Papa semplice imparava a cercare anzitutto e prima di tutto il Signore. Diceva così in un suo scritto, l'amore di Dio, non il mio, la volontà di Dio, non la mia, e tutto con grande letizia. E allora voglio concludere con questa bella preghiera, scritta proprio da San Giovanni XXIII, che faccio a nome vostro, a nome mio, a nome di tutti, a nome di tutta la nostra città, a Gesù Eucaristia. Scriveva San Giovanni XXIII, o Gesù benedetto, scenda la tua benedizione, apportatrice di pace e di amore, su quanti oggi ti hanno manifestato solennemente la loro adorazione. Scenda sulle famiglie ad impreziosirvi il dovere, a fecondarvi il dolore, a togliere quanto dispiace. Scenda la tua benedizione anche sugli lontani, sugli indifferenti, sugli avversari, a far loro sentire la pungente nostalgia di un definitivo ritorno a te. Signore Gesù,
benedici in modo speciale tutta la nostra città. Suscita in essa un santo fervore di opere, un salutare rinnovamento del costume, un provvido rafforzamento delle famiglie. Chiama al tuo servizio eucaristico schiere sempre più numerose di apostoli e come germogli di olivo circondino il tuo altare. E sì, per tutti i cuori, luce di soavità, balsamo di conforto, forza di buon proposito. Ci alziamo. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio è da Dio, luce è da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. E salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, con il quale il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Prima del canto del tantumento vorrei ringraziare tutti voi, particolarmente la signora vice sindaco Brandina di Luccia, tutte le autorità civili e militari che sono qui, delle associazioni, gruppi della nostra parrocchia, i bimbi della scuola Carcano e credo anche della San Martino, da qualche parte ci sono gli scout, i bambini della prima comunione. Vorrei invitare, se avete ancora un po' di pazienza e se sapete dove abito, caccia al tesoro, sapere dove abita il parroco, ma c'è fuori una bandiera bianca e gialla, secondo me la riconoscete. Chi viene a casa mia dei bambini piccoli della prima comunione e della scuola materna insieme ai chierichetti c'è un ghiacciolo che vi aspetta, dopo vi aspetta tutti, non diciamolo ai grandi, non diciamolo ai grandi, adesso facciamo il canto del tanto. Thank you.
riceviamo i frutti della redenzione operata da te, nostro Signore, nostro Dio, che viveremo con il Padre nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
degli altri che sapere che non trovano di vedere. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Thank you.
Amen.